Sindaci, portatori di interesse, in particolare gli ordini professionali di Teramo, si sono ritrovati per parlare del nuovo piano territoriale e del piano strategico per la sostenibilità ambientale redatto dalla provincia di Teramo. Il territorio teramano rischia infatti di essere cementificato in base agli indici di edificabilità previsti dai vari piani regolatori che agiscono considerando una popolazione di 1 milione di persone, quando in provincia invece siamo solo 300.000. Come cambierà questo territorio grazie a questo piano? Sicuramente sarà un territorio che ha una visione strategica per il futuro. Una novità fondamentale di questo piano, di queste norme tecniche di attuazione, sono la conferenza di copianificazione, cioè i singoli comuni e le singole realtà non dovranno più ragionare come isole, ma come, diciamo, soggetti che devono interagire quantomeno con quelli che sono a loro limitrofi o comunque con i quali hanno degli interessi in comune. Non si creerà quella concorrenza sleale o comunque quell'isolamento, quel campanilismo che in questi anni ha portato a dei numeri pazzeschi. Ne dico una, perché che è una slide che viene presentata oggi soprattutto agli studenti, che è preoccupante. I piani regolatori vigenti ad oggi permetterebbero uno sviluppo insediativo nella nostra provincia di oltre 1 milione di abitanti rispetto a dei parametri architettonici e, come dire, oggettivi. Poi parametri che, se rivisitati in base all'alternanza tra zone montane e zone collinari, arriverebbero a 500.000 abitanti. Per dirla chiaramente, oggi siamo 310.000 in provincia di Teramo, con i piani vigenti già non ancora completamente sfruttati potremmo raddoppiare. E allora? Contenimento zero? No, il piano attuale parla di un contenimento limitato ma soprattutto strategico. Bisogna sedersi a un tavolo e pianificare insieme e soprattutto studiare una visione. All'incontro che si è tenuto a Teramo nella sala polifunzionale di Via Comi e coordinato dal professore Michele Talia della Scuola d'Architettura e Design dell'Università di Camerino, si è discusso anche del regolamento di polizia rurale che i comuni del teramano dovranno rispettare. Proposto il regolamento di polizia rurale, che è indirizzato ai comuni che poi dovranno recepirlo e farlo proprio, dove si disciplinano tutte quelle attività in territorio agricolo che non vengono disciplinate dai regolamenti edilizi e dai piani regolatori. In particolare si disciplina la manutenzione del territorio agricolo, impossibilità dei fossi e delle strade, quindi la reggimentazione delle acque, la manutenzione delle ripe in prossimità delle sedi stradali, per evitare tutti quei fenomeni poi di dissesto che interessano sia la rete stradale provinciale che comunale. Saranno obbligati a farlo? Saranno obbligati a farlo, le multe non sono sostanziose perché la normativa prevede delle multe modeste, però il fattore educativo è importante.